Vai ragazzi, vi vedo un po' moscili in fondo alla sala. Vedo un bambino grasso, total black. Ragazzi, invece vedo un bellissimo ragazzo cubista, certo, fisicatissimo. Ragazzi, quanto mi eccita questo cubista. Si vede che è un cubista maestro. Buongiorno a tutti, mamma buongiorno mia. Marco. Scusami, vedo anche un calvo un po' storpio. Sono Luca Alba, ciao a tutti. Mostro! Vedo un altro cubista rachitico. Rachitico il cazzo, sono la terza settimana di allenamento, guarda qua. Alucusta, ma stai zitto. È un'ampolla. Anzi, un decanter per il vino. Sono in una forma strepitosa. Fantastico, guarda. Si è esposto il MoMA come stronzo. Sono quasi pronto per la mezza. Sì. C'è Gabriel Garco che trema. Sì. Ma dovrebbe. No, si sta facendo una sega pensando. Si è tolto il botox. Paolo. Cosa hai detto, come Herbert? Sei volgare, Herbert. Schifo. Total black, total white, total black, total white, dice le parolacce, vergogna. Herbert, cosa dici? Ma tutto sofisticato, che schifo. Schifoso. Quante belle cose, che devo raccontarvi, ragazzi. Cosa hai fatto? Quante belle cose, niente di particolare. Ieri, per esempio, sono entrato in radio alle 5:45 e sono uscito alle 22. Sono arrivato a casa e, come promesso da mia moglie, ho mangiato delle buonissime lenticchie. Ma perché? Lenticchie portano soldi, ragazzi. Ma si mangiano a Capodanno, non ad agosto. Non ho voglia di farmi male al collo per urlarti quanto sei stronzo. Sai che Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno avevano una dieta più varia della tua? No, io non so che cazzo dire. Ogni volta non c'ho tempo, poi non ci abbiamo soldi. Ma dove vuoi? Non ci abbiamo soldi, mangio cicci. Le lenticchie, cazzo, neanche negli anni 30, sotto la guerra, ragazzi. Mangio legumi perché non ho soldi, non ci posso. Guarda che il petto di pollo non è così caro, Marco. Ma che cazzo, ragazzi, vuoi che ti dica sta infamona qua la oggi? Contorno di razzi. Comunque, ragazzi, prima di iniziare questa puntata e prima di collegarci con il Santissimo Padre Papa Francesco, vorrei una base, cortesemente, Pippo, una base, diciamo, di lancio, perché c'è un appuntamento che si sta avvicinando. I due stronzi lì, i due merdoni, questi due infami, i due pugnalatori, non lo sanno, ma ogni anno a luglio succede un avvenimento importante in questa trasmissione, nella quale siete tornati insultando, tra l'altro, il salvatore di questa trasmissione, quel merda di Herbert. Mi sto prendendo tanta merda, ma non ho capito di cosa stiamo parlando. Allora vi spiego. A fine anno, verso questo periodo, ci sono gli esami di ghegheria, signori. Si rischia di essere bocciati. Purtroppo ho subito due bocciature, quest'anno, leccandogli il culo in maniera appropriata, probabilmente riuscirò a essere promosso. Guarda che omettino che è diventato dopo due bocciature, guardalo che bello. Sei un rottame. Guarda, ma che tua bello. Madre, quella bastarda grassa. Ricordo che hai bocciato anche me due volte. A te non c'è stato niente da fare, sei coglione. Cos'è questa pagliacciata mediatica? Allora, gli esami di ghegheria prevedono una serie di domandine che vi farà il nostro grande professorone di ghegheria. Ovviamente anche gli ascoltatori sono coinvolti, soprattutto quelli della ristretta cerchia, esatto. Tanti bocciati l'anno scorso, quest'anno prevedo, sento puzza di total black. Esame di ghegheria. Sento puzza di comunismo. Ricordiamoci la bocciatura di Livraghi e Pivati l'anno scorso. Esame di ghegheria. Ridi coglione. Ridi. 73 lauree, devo fare gli esami di ghegheria. Voi ridete, poi quando vi boccerà, saranno cazzi, perché esci umiliato dall'ufficio. Cosa devi fare? Poi lui? I tuoi genitori si incazzano. Allora, cari ascoltatori dello zoo, voi fedeli, sapete che ogni anno c'è questo momento importante, che accadrà la settimana prossima, quando il nostro maestro deciderà di venire in onda, perché sono cazzi suoi, lui che decide. Gli esami sono a sorpresa. Cari ascoltatori, prenotatevi immediatamente sulla pagina di Facebook dello zoo, lo zoo di 105. È un'iniziativa globale. Stai zitto, coglione, quasi boccio ancora
prima di iniziare gli esami. Anche zitto, roba. Coglione, pensa quell'importanza di questo avvenimento. Tu c'hai un piede nella fogna. Ma io vi tiro uno schiaffo, ti spacco il dente blu, bastardo. Potete prenotarvi anche via sms 342 41 15 105. Esatto. Pippo Palmieri ha rischiato l'anno scorso, ma poi alla fine poi si è salvato alla fine. Ma sai che rispetto agli esami della ghegheria la buona scuola di Renzi sembra quasi una buona idea. Bravo, continua così, bravo, continua. Poi quando tornerai a casa dai tuoi figli direi mi hanno bocciato oggi. Che figura di merda. No, comunque questi due ragazzetti nuovi non rispettano. Bocciato Ivo Avido per aver messo carne sul fuoco. Ha fatto bene perché sei un merda, dai, cosa vuol dire? Dai, cosa stai facendo? Dai. Bene, fate una cosa, allora adesso mettetevi tutti belli supini. Perché cosa vuol dire maestro essere supino? Ci sono dei vari pini e tu ti ci metti sopra senza però i rami, attenzione, solo la parte centrale. Fatto bene a precisare il senso dell'impalamento implicito, grazie. Cioè da una cosa così sei arrivato all'albero nel sedere. Signor Total Black, signor Falce Martello, io vi consiglio di rivolgervi a signor... i nomignoli, dai. Aspetta, allora tu mi hai etichettato con il nomignolo di signor Falce Martello senza sapere che perfino Papa Francesco ha un crocifisso forma di falce e martello. No. Sì, ma era tutto fatto di foglie di coca quando l'ha preso. Non se ne è reso conto, la mattina si è svegliato, cos'è sta roba? Poi ricordiamolo che anche il Papa è un po' radical chic, c'ha le scarpe di Prada, è ovvio che dire che sei comunista fa figo, no? Certo. Poi c'è il portafoglione bello gonfio, però dicevo sono comunista, compagno così sono Papa. Al popolo. Compagno col Papa! Cazzo. No, mai! Colleghiamoci con Papa Francesco, io vedo bocciature. È l'uomo più buono del mondo. Pregate per me? Mandato da Dio in terra per mondare l'umanità dai propri peccati. Buonanotte e buon riposo. Lui è Papa Francesco. Facciamo in silenzio questa preghiera di voi su di me. Lui è Papa Francesco. E queste sono le sue incredibili gesta. Fratelli e sorelle, buonasera. Vai, kiss. Papa Francesco è così buono che sta ingrassando per non fare male agli airbag della sua auto. Papa Francesco è così umile che si fa la barba dietro lo specchio. Papa Francesco è così umile che ha comprato un diario di seconda mano. L'arbre magique di Papa Francesco è in odore di santità. Papa Francesco è così anticonformista che usa una canoa come cappello. Papa Francesco è così buono che quando va a visitare gli alcolisti anonimi offre da bere a tutti. Ma no. Papa Francesco è così umile che porta gli occhiali per vedere peggio. Papa Francesco può ballare il tango da solo. Papa Francesco è così umile che firma gli autografi con il bianchetto. Papa Francesco non ha ucciso l'uomo ragno perché porta soldi. Papa Francesco è così buono che compra sempre le cartine dai Vucumpra, anche se lo sanno tutti che lui preferisce il Cilum. No. Questa era troppo chiara. Io so che per parlare coi morti usa le Marlboro Medium, però. Bravo. Vai, scusi, maestro. Merda, stessa iniziale. Vai. 14:10, ragazzi. Madonna, è cambiato il mio umore. Summertime. L'estate.